unico emergenze? Sì, salve. Qui un camion è precipitato sui binari. Dove si trova? Alla stazione di Teramo, binario 3. Ci sono feriti? Sì, il camionista mi sembra essere bloccato. Ok, mando subito i soccorsi. Ciao a tutti da Podarak, bentornati qui su Farming Simulator Emergency. Come avete visto, questa volta è un'emergenza molto molto grave, perché parliamo di un incidente probabilmente ferroviario, nel senso che c'è un camion che purtroppo è caduto sui binari. Dobbiamo ripristinare la linea, perché altrimenti i treni, sia passeggeri sia merci, rimangono fermi, e soprattutto dobbiamo salvare il camionista. Vediamo qua se stanno arrivando. Siamo qui con diversi mezzi, abbiamo un'autoscala, una PS e auto di supporto. Ok, perfetto, sì, ci sono tutti. La strada da fare è molta, sono con il caschetto così non ci facciamo male. Sono a bordo della mia Audi e dovremmo arrivare abbastanza velocemente. Almeno io dovrei arrivare velocemente, poi i miei colleghi arriveranno con calma. Qua andiamo piano perché la rotonda è un po' un casino sempre con i mezzi. Speriamo che non si incastri nessuno. Dai, scrivete nei commenti se si bloccherà qualcuno. Avete un tot secondi. Io già l'autoscala la vedo male. Però sembrerebbe che sia passata. Chi ha vinto scrivete qui sotto nei commenti. Podarak, vi ho detto subito, nessuno si blocca. Bella comunque questa Audi, eh? Mi piace tanto. Abbiamo anche un kit di primo soccorso nel caso. In realtà effettivamente non sono molto utile con quest'auto, non ho nessuno strumento. Ho bisogno di una pinza e una sega circolare nel caso, per aprire il camion se dovesse essere bloccato. Qui è la masseria dove l'altra volta c'è stato l'incendio, se non vado errato. C'è tanta strada, eh. Come vedete non passa nessun treno perché probabilmente sono tutti bloccati lì, e questo è un bel problema, eh. È un bel problema per il trasporto. Ma non so se aspettarlo. Mo vediamo. Si stanno muovendo? Sembrerebbe di sì. Aia, si è fermato appena qualcuno, ho parlato troppo presto. Ok, è arrivato un mio collega, gli altri, arriveranno. Aspetta, no, non devo salire? O no? No, non devo salire qua. È qui che devo salire. Devo andare un po' sullo sterrato, strade di campagna. E poi basta. Non so se fermarmi. Io con questo mi fermo qua. Faccio avanzare i colleghi. Tengo solo le sirene. Vieni qua, collega 2. Allora, collega 2, vieni qua. E spegniamo anche te le sirene. Chiamati qua. Vediamo se arriva qualcun altro. Anche se non sono molto fiducioso. Solo due? Dove sono gli altri? Eccola qui l'autoscala. La recuperiamo noi subito. Vediamo se si bloccano gli altri. No. Che buono. Autoscala potrebbe risultare comoda, eh. Quindi la facciamo avanzare. Questa è quella che facciamo avanzare avanti. Lì è il lì è il camion. Aia, si sta inclinando. E si sta scivolando di più. Spegniamo le sirene. Ok, allora. Vieni qua tu. Anche tu spegni le sirene. My god, come si spengono? Come si spengono? Ok. Spente. Tu ce l'avevi già spente. Allora, qua converrebbe scendere con l'autoscala. Vediamo se abbiamo qua qualche sega circa.
Scolare. Allora, vediamo qua cosa abbiamo, se riusciamo a trovare qualcosa di utile. Ok. No. Ma no, questo serve per dirottare un po'. Alziamo qua. Ok. A posto. Si è aperto lì davanti? Sì. Adesso siamo in teoria bilanciati. Apriamo anche questi qui. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Mi serve una sega circolare. No, estintore. Niente, non abbiamo quello che mi serve. Vediamo se ce l'abbiamo qua. Ok, io apro tutto. Aspetta, no, forse era in quell'altro. Questo qui. Qui dentro c'era qualcosa, mi ricordo. Prendiamoci prima di tutto la tuta. Ok. Prendiamoci la tuta. Poderak, richiedo l'ufficio mobile dei vigili del fuoco, un'ambulanza e nel caso i carabinieri per fare le analisi su come possa essere successo. Grazie. Qui comunque c'è la sega circolare, ok. Prendiamo questa e ci posizioniamo. E vediamo un po'. Posizioniamo l'autoscala. Ok, così i vigili del fuoco possono muoversi. Però attenzione, attenzione. Ok, perfetto. Così va bene. Così possiamo accedere facilmente. Prendiamo la sega. E nel frattempo attendiamo l'arrivo dell'ambulanza e dei vigili del fuoco. Ok, ci siamo, sono qui con i carabinieri. Dietro abbiamo l'ufficio mobile dei vigili del fuoco che dopo ve lo farò vedere. Poi abbiamo un altro carabiniere e l'ambulanza. In teoria adesso siamo a posto con tutte le unità. Vediamo se forse è richiesto l'eli soccorso, ma quella lì è una zona irraggiungibile. Adesso i nostri colleghi stanno liberando il camionista. Oh, qui è rimasta l'autogru, che ci servirà poi per il sollevamento del camion. Anzi, posizioniamoci qua. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Nel frattempo passa l'ufficio mobile dei vigili del fuoco. Lì dietro abbiamo l'ambulanza. Facciamo andare dietro l'ambulanza, dai. Vai, passa ambulanza. Ok. A posto, in teoria. Andrà molto lento, però vabbè. Andiamo, andiamo. È bello distante dalla centrale operativa, eh. Lo ammetto, è bello distante. Allora, i vigili del fuoco adesso passeranno. I carabinieri lasciamoli qua, vediamo se arrivano. Dai, arrivate. Eccoli qua i vigili del fuoco. Prendiamolo al volo. Ok, così apriamo l'ufficio mobile. Vediamo se arriva la Seat Leon. Eccola lì, la Seat Leon. Dietro avremo l'ambulanza. Allora, come si spegne qua? Ok, perfetto. L'ufficio mobile lo mettiamo qua. L'ufficio mobile lo mettiamo qua. Così con i computer di bordo riusciamo a vedere un po' cosa succede. Apriamo qua la porta. Apriamo la scala, ok, perfetto. Accendiamo i computer e torniamo a vedere qua se possiamo arrivare con l'ambulanza, così dovrebbe essere appena arrivato il camionista. Lo portiamo via. Ok.
Apriamo qui le... Facciamo la re... come facciamo a fare le retromarce? Facciamo così. Forza. Apriamo tutto. Ok, perfetto. E prendiamo il camionista, che dovrebbe essere già lì. Ok, l'ambulanza è pronta. E adesso che salirà a bordo, andremo a prendere invece l'autogru, così spostiamo il camion. Ok, prendiamo adesso l'autogru, anche se prima dovremmo spostare i vigili del fuoco. Vediamo. Da qui un autogru Slovsky russa. Vediamo un po'. Allora, sì, sicuramente dobbiamo togliere qui il mezzo dei vigili del fuoco. Anzi, prima chiudiamo, ovviamente. Prima chiudiamo tutto. Ok. Ok. Mettiamo per così. Ci posizioniamo, perfetto. Così può andare. Chiudiamo gli stabilizzatori. E due, vediamo dove è l'altro. Eccolo qua. Eccolo qua, perfetto. Stabilizzatori rimossi. L'autoscala la spostiamo qui. E prendiamo l'auto. Oh, l'autoscala! Non cadere giù, eh. E dopo non vorrei finire come l'altro episodio. Raga, finirà come l'altro episodio. Dobbiamo soccorrere un altro vigile del fuoco. No, speriamo di no. Allora, ci posizioniamo qui. Allora, mettiamo così. E poi si deve togliere l'altro collega. Ok, perfetto. Mi sono posizionato già nell'autogru. Vediamo se allunghiamo il piru piru. Se si allunga. Allora, così funziona. Ok, piru piru in allungamento. Più di così non si allunga. Ok, più di così non si allunga. Perfetto, quindi dobbiamo avvicinarci. Avviciniamoci. Posto. Tiriamo il gancio. E niente raga, nel frattempo che io farò qui manovre, direi di terminare qui il gameplay. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, qui sotto in descrizione trovate il link di Stan Gaming per il giveaway, link di sconti GoGo per le offerte sui videogiochi, così come il link di Farming Simulator Emergency in scontato con tutte le mod nel mio Discord. Iscrivetevi, seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!